Oggi è un giorno pieno di luce. Avvicinati, vorrei vederti bene. Rimaniamo insieme fino a sera. Proprio in un giorno così desidero insegnarti ad abbracciare e a sorridere. Sì, credi di saperlo fare, ma non è così. Un abbraccio deve sapere stringere delicatamente, ma con accoglienza e un amore speciale, l'anima dell'altro. Qualche volta devi sapergli dare il calore del tuo cuore insieme alla tua tenerezza. A volte puoi dargli la tua forza, ad altri il tuo perdono, ma devi desiderarlo intensamente. Altrimenti sarà solo un gesto meccanico e anche un po' scomodo e forse anche distaccato e freddo, che può costringerti ad essere falsa e ipocrita. Quante volte sorridi veramente? Quante volte il tuo sorriso illumina i tuoi occhi e il tuo viso ed esprime una vera gioia? Quante volte sorridi perché sai essere felice con chi è felice? E quante volte il tuo sorriso è soltanto una proforma, ma dentro di te ti rodi dall'invidia per la gioia e la felicità dell'altro? Solo tu puoi rispondere a te stessa, piccola anima, ma io lascio cadere una goccia del mio sangue affinché tu sappia abbracciare l'altro, affinché il tuo abbraccio lo faccia sentire amato, gli possa donare la pace, la gioia, il perdono e la forza, la tua amicizia e la tua tenerezza. Lascio cadere una goccia del mio sangue sul tuo viso, perché sappia illuminarsi col tuo sorriso, vero e spontaneo, affinché sia sempre fonte di gioia e di luce per te e per chi lo riceve. Non dimenticare mai che se vuoi veramente imparare ad abbracciare come io lo faccio, devi imparare a saper abbracciare i peccati dei tuoi fratelli e amarli così, come sono, proteggendoli con il tuo perdono. Lascio cadere una goccia del mio sangue perché il tuo sorridere sia un abbraccio al povero che cerca un fratello per condividere un saluto. Non avere timore di avvicinarti a lui, anche se è sporco. Il mio Francesco abbracciava i lebbrosi, ma non si è ammalato di lebbra. Sarà che la lebbra sta nascosta nelle vostre incapacità? Ora non vi abbracciate per timore del contagio di un virus, ma quando questo non succede, comunque a causa della vostra pacata indifferenza, di che tipo di virus si tratta? Ama, piccola anima, e sentiti amata, abbraccia e sorridi. Il cielo sarà di mille colori intorno a te. Ti benedico ora con gioia, il mio cuore ti abbraccia e con il mio tenero amore e ti accompagno lungo la tua vita, soprattutto nei momenti più tristi e gioiosi che avrai. Quando sarai triste, guarda intorno a te, troverai un sorriso se lo cercherai. È il mio per te. Goccia di sangue prezioso, ristorami, purificami, liberami. Goccia di sangue prezioso, lavami, curami, bagnami. Goccia di sangue prezioso, baciami, accarezzami e benedicimi con tenero amore.